Ora vediamo cosa sono gli elettroscopi e come funzionano. Ci sono essenzialmente due tipi di elettroscopi, ma in pratica sono il principio di funzionamento identico. C'è l'elettroscopio a foglioline e c'è l'elettroscopio di Kolb, come è scritto qua. Innanzitutto, che cos'è un elettroscopio? È uno strumento qualitativo che non permette misure precise quantitative, ma permette invece di scoprire in modo appunto qualitativo quanta carica è presente su un oggetto, come per esempio una bacchetta di vetro che è stata strofinata e quindi si è elettrizzata. O potrebbe essere anche una bacchetta di plastica che è stata elettrizzata, quindi di segno negativo. L'elettroscopio a foglioline è formato da un'asta di metallo e in fondo due foglioline d'oro molto leggere, sottilissime, che inizialmente sono verso il basso. Quando noi carichiamo questo elettroscopio, per esempio toccandolo con una bacchetta di vetro carica positivamente, questo si carica per contatto e la carica elettrica della bacchetta si trasferisce in parte all'elettroscopio e siccome l'elettroscopio è di metallo non rimane localizzata qua sulla testa, diciamo, dell'elettroscopio, ma questa carica positiva si trasferisce a tutto l'elettroscopio, quindi va a distribuirsi su tutto l'oggetto di metallo. In particolare anche sulle foglioline, che sono l'unica parte mobile dello strumento e che caricandosi quindi dello stesso segno, in questo caso segno positivo, si respingono. Quindi le foglioline prima erano chiuse, adesso si aprono e si aprono tanto di più quanta più carica hanno ricevuto. Quindi dall'angolo di apertura delle foglioline si può dedurre quanto la bacchetta di vetro fosse più o meno carica. La descrizione che ho fatto adesso è corretta dal punto di vista convenzionale, ma è sbagliata dal punto di vista proprio microscopico, vero, fisico, perché io ho detto che le cariche positive si spostano all'interno dell'asta di metallo fino ad arrivare fino alle foglioline, ma in realtà da un punto di vista rigoroso questo non accade, non può accadere, perché abbiamo detto che nei metalli non ci sono cariche positive libere. Infatti le cariche positive nei metalli sono gli ioni, sono gli atomi ionizzati che non possono muoversi perché sono incastrati nel reticolo cristallino. Quindi non esistono cariche positive libere di muoversi, esistono invece elettroni liberi di muoversi. Sono quegli elettroni 1 o 2 per atomo che si sono resi liberi, si sono staccati dai loro atomi. Quindi è pieno di elettroni liberi, non di cariche positive. Quindi non è possibile dire. Non si può dire che ci sono cariche positive in movimento, bisogna dire che ci sono elettroni che si spostano al rovescio, al contrario. Invece di dire cariche positive scendono fino alle foglioline, bisogna dire gli elettroni che sono presenti, gli elettroni liberi di conduzione che sono presenti in tutta l'asta di metallo e nelle foglioline risalgono verso l'alto. E perché salgono in alto? Perché sono attratti dalla bacchetta di vetro carica positivamente. Sono attratti da queste cariche positive perché cariche di segni opposti si attraggono. Gli elettroni sono negativi, quindi salgono su. Salendo su, lasciano una carenza di elettroni nella parte inferiore. Questi più che vediamo, quindi, sono gli ioni del reticolo che non sono più compensati dagli elettroni. Dunque, quello che accade alle foglioline è questo: gli elettroni scappano via e lasciano scoperti gli ioni del reticolo. Quindi queste cariche positive sono una carenza di elettroni che sono andati via. Ed è precisamente quello che accade qua. Elettroni vanno via, lasciano scoperti gli ioni atomici positivi del reticolo cristallino. Questi elettroni vanno su attratti da queste cariche positive e in parte le ne neutralizzano. Questa è la descrizione corretta, elettroni che risalgono. Però convenzionalmente, per fare prima, si immaginano cariche positive che scendono dalla bacchetta, per contatto si trasferiscono all'asta dell'elettroscopio e scendono giù fino alle foglioline. Quindi va bene anche la descrizione convenzionale, bisogna però essere consapevoli che è soltanto una convenzione, quella delle cariche positive che si muovono, mentre invece nella realtà sono elettroni che risalgono. La stessa cosa accade, una cosa simile accade, se noi avviciniamo la bacchetta ma senza contatto. Prima la bacchetta toccava e quindi trasferiva una parte della sua carica all'elettroscopio, che quindi si caricava per contatto in modo permanente. Permanente nel senso che quando noi allontaniamo poi la bacchetta dopo il contatto, l'elettroscopio rimane carico, perché ha assorbito una parte delle cariche positive della bacchetta. Invece, se il contatto non avviene,
E allora non possiamo parlare di caricamento per contatto, ma soltanto per elettrizzazione, soltanto di elettrizzazione temporanea. Quello che accade quindi è soltanto l'induzione elettromagnetica, cioè voglio dire l'induzione elettrostatica, come era spiegato in questo video precedente. Quando uno avvicina una bacchetta carica positivamente, elettroni si spostano da quel lato, lasciando scoperta l'altra parte, quindi si crea una temporanea separazione delle cariche elettriche sui due bordi, sui due lati dell'oggetto di metallo. È un fenomeno temporaneo perché allontanando la bacchetta questi elettroni non hanno più motivo di restare qui e vanno di nuovo a ridistribuirsi in modo uniforme in tutto il metallo. La stessa cosa accade qua, io avvicino la bacchetta, non tocco, non ho contatto. Quando la bacchetta è vicina, gli elettroni sentono la bacchetta, vengono attratti, quindi salgono su, accade quello che accadeva prima, lasciano quindi tutta, una zona positiva sulle foglioline, che è una carenza di elettroni che sono andati via. La differenza rispetto al caso di prima è che, non essendoci stato contatto, quando io allontano la bacchetta, questi elettroni ritornano a distribuirsi uniformemente nell'elettroscopio. E quindi non c'è più la separazione delle cariche, non è avvenuto un vero caricamento, ma soltanto una elettrizzazione temporanea per induzione elettrostatica. Perciò, con il contatto c'è un caricamento vero perché c'è un vero trasferimento di carica elettrica dalla bacchetta all'elettroscopio. Senza contatto non c'è trasferimento di carica elettrica, ma c'è soltanto un fenomeno temporaneo di separazione di cariche. Cariche negative nella parte alta dell'elettroscopio, cariche positive nella parte bassa, ma è soltanto una cosa temporanea, in quanto non c'è stato nessun trasferimento di carica. Allontanando la bacchetta, tutto torna come era prima, con l'elettroscopio scarico. Ora, fino adesso non ho mai detto che è questa specie di cassa, di scatola, è soltanto una protezione di vetro e di metallo che si mette intorno alle foglioline per non farle rovinare. Ma questa scatola non ha nessuna funzione se non di protezione. Un'altra cosa importante da dire è che l'elettroscopio non distingue il segno di carica. Se avessimo avvicinato una bacchetta di plastica che si carica negativamente, o avessimo anche toccato con la bacchetta di plastica, l'elettroscopio avrebbe avuto la stessa reazione, cioè le foglioline si sarebbero allargate. Quindi non è possibile capire se l'oggetto che è stato avvicinato o con cui si è toccato l'elettroscopio fosse di vetro o di plastica, perché tanto l'effetto è sempre lo stesso, un allargamento delle foglioline. Nel caso in cui fosse una bacchetta di plastica, allora sarebbe corretto dire che nel contatto sarebbero elettroni che veramente scendono lungo l'elettroscopio. In quel caso la descrizione convenzionale è anche corrispondente alla realtà, perché appunto elettroni, bacchetta di plastica abbiamo detto, quindi elettroni per contatto si trasferiscono sull'elettroscopio e scendono giù fino alle foglioline. Giustamente gli elettroni si possono muovere, le cariche positive no, ma gli elettroni sì. Quindi, riassumendo fino a qui, l'elettroscopio non distingue il segno di carica perché le foglioline comunque si allargano sempre, ma distingue soltanto la quantità di carica. Se la bacchetta è più o meno carica, positiva o negativa, più o meno carica, le foglioline si allargano di più o di meno. Prima di passare alla descrizione dell'elettroscopio di Kolb, che è molto simile all'elettroscopio a foglioline, vediamo questo piccolo esperimento, in cui abbiamo un elettroscopio già caricato, ma non sappiamo di che segno è. Io in realtà l'ho già disegnato carico positivamente, immaginando che sia la situazione precedente, no? Un elettroscopio che era stato caricato per contatto con una bacchetta di vetro elettrizzata. Però immaginiamo di non saperlo, vediamo un elettroscopio con le foglioline già aperte, e però non sappiamo di che segno è carico perché non abbiamo visto quale bacchetta avevamo utilizzato per caricarlo. Come facciamo a scoprire di che segno è carico l'elettroscopio? Avviciniamo una seconda bacchetta che può essere di plastica o di vetro. Per esempio, immaginiamo una bacchetta di plastica, quindi strofinata, carica negativamente. Allora, se vediamo che le foglioline si stringono, vuol dire che l'elettroscopio era carico di segno positivo, cioè era carico del segno opposto alla bacchetta di plastica. Se invece avviciniamo un'altra bacchetta di vetro, carica positivamente, vediamo che le foglioline si allargano ancora di più e quindi la regola, dopo vediamo perché accade questo, ma la regola pratica
funziona in questo modo, che se noi avviciniamo una bacchetta di vetro o di plastica, se vediamo che le foglioline si stringono, vuol dire che la bacchetta ha il segno opposto a quello che aveva l'elettroscopio. Quindi l'elettroscopio era positivo e la bacchetta è negativa. Se vediamo che le foglioline si allargano ancora di più, vuol dire che la bacchetta che stiamo avvicinando la seconda volta ha lo stesso segno che aveva l'elettroscopio carico. Quindi l'elettroscopio carico era carico positivamente, dello stesso segno della bacchetta di vetro. Ora vediamo di capire perché accade questo. Cominciamo con la bacchetta di plastica, ricordiamo che l'elettroscopio è già carico positivamente. Quando avviciniamo la bacchetta di plastica, gli elettroni che riempiono tutta l'asta di metallo fino alle foglioline, ricordiamo che un metallo è sempre pieno di un gas di elettroni, di una quantità innumerevole di elettroni liberi, che sono gli elettroni di conduzione, quelli che si sono liberati uno o due da ciascun atomo. Allora, tutti questi elettroni liberi vengono respinti dalla bacchetta perché la bacchetta è carica negativa, cioè dello stesso segno degli elettroni, quindi c'è una forza repulsiva che spinge gli elettroni in basso, gli elettroni che stanno in tutto l'elettroscopio. Questi elettroni vanno verso le foglioline e le foglioline erano cariche positivamente, ma con l'arrivo degli elettroni questa carica positiva sulle foglioline si riduce. E per questo motivo le foglioline si allargano e si stringono rispetto a prima perché perdono un po' di carica elettrica. Viceversa, se avviciniamo invece una bacchetta carica positivamente, gli elettroni vanno su verso l'alto perché sono attratti dalla bacchetta. Quindi già c'era carenza di elettroni sulle foglioline e adesso ulteriori elettroni lasciano le foglioline per andare su verso la bacchetta positiva, quindi si crea una maggiore carenza di elettroni, le foglioline si caricano ancora di più di segno positivo e quindi si divaricano ancora di più. Dunque, ecco spiegato a livello microscopico, attraverso il movimento degli elettroni di conduzione, per quale motivo avvicinando una bacchetta del segno opposto all'elettroscopio carico, già carico, le foglioline si abbassano, mentre invece avvicinando una bacchetta dello stesso segno dell'elettroscopio già carico, le foglioline si allargano ancora di più. Infine passiamo all'elettroscopio di Kolb che invece di presentare le foglioline presenta un ago mobile che inizialmente è in posizione di riposo abbassato, verso il basso, come le foglioline strette. Però poi quando viene caricato, per esempio, positivamente, l'ago si respinge con il sostegno, con il supporto, in quanto cariche dello stesso segno. Quindi il supporto si carica, per esempio positivamente, l'ago pure e l'ago si alza. C'è anche una scala, di solito tarata in kilovolt, che ci dice il potenziale elettrostatico dell'oggetto con cui abbiamo caricato l'elettroscopio di Kolb. Quindi più l'oggetto era carico, per esempio la bacchetta di vetro che abbiamo utilizzato, più l'ago si alza. Dunque vediamo che il principio di funzionamento dell'elettroscopio di Kolb è identico a quello delle foglioline. Invece di avere due foglioline mobili è come se si avesse una sola fogliolina mobile che è l'ago e l'altra fogliolina è fissa e è il supporto di metallo. In realtà l'elettroscopio di Kolb ha anche un'altra particolarità che sulla parete laterale di metallo si può inserire un filo metallico e collegarlo a terra. La terra è praticamente un serbatoio di elettroni. Un serbatoio immenso di elettroni che possono sia salire che scendere attraverso questo filo metallico. Allora, se l'elettroscopio viene caricato positivamente dalla bacchetta di vetro, gli elettroni tendono a salire lungo il filo e a depositarsi su questa faccia metallica laterale perché sono attratti dall'elettroscopio positivo. Quindi l'elettroscopio positivo richiama elettroni dalla terra. Questo è il simbolo della Terra, richiama elettroni che vanno a depositarsi sulla faccia laterale di metallo e queste cariche negative depositate qui amplificano l'effetto di sollevamento dell'ago. Quindi aiutano l'ago a sollevarsi ancora di più perché queste cariche negative attraggono appunto a sé l'ago. Perciò l'elettroscopio di Kolb reagisce in modo più evidente al caricamento. Se l'elettroscopio poi fosse caricato di segno negativo, allora le cariche negative presenti nel metallo, cioè tutti gli elettroni di conduzione, scapperebbero via a terra, quindi questa lastra di metallo laterale si caricherebbe di segno positivo. Dunque elettroscopio negativo, lastra di metallo positiva e di nuovo abbiamo
l'effetto di attrazione, quindi la lastra positiva aiuta l'ago a sollevarsi.